Che poi non è vero che la politica non partecipi, la verità è che magari partecipano sempre gli stessi politici, cioè quelli che ci mettono veramente la faccia, parlando dell'autostrada Roma Latina, rischiano di essere sempre gli stessi, tra questi c'è Stefano Fassina, parlamentare di LeU e capogruppo di Sinistra per Roma in Campidoglio. Buonasera a tutte e a tutti e grazie innanzitutto a Gualtiero, agli altri che con lui da tanti anni portano avanti una controffensiva importante. Io vorrei fare qualche riflessione a partire dal titolo. Ho trovato molto utile anche il formato con il quale si è stata promossa questa riunione, sebbene poi mi pare che l'unico rappresentante di una posizione sul sì sia Roberto Cerere, scusate. È stato importante che appunto l'organizzazione della discussione prevedesse un confronto, perché dobbiamo evitare appunto le caricature reciproche. Chi dice no alla Roma Latina non è per ritorno al neolitico, chi dice no alla Roma Latina, come è scritto nel titolo, ha delle proposte alternative, perché non c'è soltanto un modo per immaginare sviluppo, lavoro, miglioramento delle condizioni economiche delle persone, innovazione. A me questo è un punto che sta molto a cuore, perché sono uno di quelli che pensa che questione sociale e questione ambientale devono andare insieme e che ci sono tutte le condizioni perché possano andare insieme. Non dobbiamo scegliere se diciamo lavorare e morire asfissiati oppure diciamo vivere senza lavoro. È possibile combinare queste due esigenze, anzi credo che sia, oramai non sia più neanche una scelta politica, sia una necessità storica, perché appunto oggi, prima veniva ricordato, siamo al terzo giorno di blocco, ma non è che gli altri giorni va tutto bene, cioè si blocca perché si superano dei limiti ritenuti drammaticamente dannosi, ma nei giorni precedenti non è che la qualità dell'aria è di quelle più salubri. Allora qual è il punto? Il punto è insistere sulle alternative. A me diciamo non fa particolarmente piacere che la Roma Latina sia bloccata per i ricorsi e controricorsi, tra l'altro non quelli che ha fatto il comitato, ma quelli che ha fatto una delle aziende che è rimasta fuori dalla gara. Io vorrei che invece ci fossero delle scelte politiche consapevoli che portassero al superamento del progetto Roma Latina e agli investimenti sulle soluzioni alternative che sono state prospettate. Ci sono quelle che riguardano strettamente la messa in sicurezza della pontina esistente e c'è l'investimento sulle modalità di trasporto diverse, a cominciare da quelle sul ferro. Io ho trovato sempre davvero singolare che a Roma gli amministratori di Roma sono così poco interessati alla questione della Roma Latina, perché riguarda tanto i comuni direttamente come dire coinvolti dal tracciato quanto Roma, cioè Roma soffoca. Ma io immagino che se uno fa un'autostrada ritiene che anche di aumentare i volumi di traffico, perché altrimenti metteremo semplicemente a posto quella che c'è. Chi fa il project financing, io diciamo non ho visto i numeri, ma chi fa il project financing immagina che ci sia anche un aumento dei volumi di traffico, ma Roma non può reggere. Allora io credo che bisogna chiedere alla regione una visione sistemica. In consiglio comunale a Roma abbiamo promosso e poi è stata votata a larghissima maggioranza una mozione per diciamo dire no alla Roma Latina, ma non perché appunto siamo contrari o vogliamo lasciare Latina isolata, perché proponiamo delle misure alternative vorremmo che la mobilità della regione tenesse conto anche delle condizioni di vivibilità di Roma, che diventa appunto trovo davvero singolare che si guardi solo al pezzetto. Arrivare a Roma poi non entri, poi dentro Roma rimani paralizzato. Allora va promosso un'altra visione che
che deve essere almeno a livello regionale. Non mi stancherò mai di chiedere a Zingaretti, ai parlamentari romani e laziali, di fare un'iniziativa sul CIPE, cioè non è che quelle risorse o vanno alla Roma Latina o devono andare perse. Noi possiamo chiedere al CIPE, con un diciamo raccordo tra diversi livelli di governo comunale inteso non solo quello di Roma ma di tutti i comuni coinvolti, regionale e nazionale, cioè Parlamento, possiamo chiedere al CIPE di ridestinare quei fondi già previsti sul ferro, prima veniva ricordato, o su tutte quelle infrastrutture, un collegamento con la stazione di Pomezia che consente a chi abita a Pomezia di poter raggiungere senza auto la stazione, un collegamento tra il centro di Latina e la stazione di Latina che non necessariamente debba essere raggiunta attraverso la macchina, il raddoppio per esempio della FL8 o delle altre linee ferroviarie dei pendolari che portano a Roma ogni giorno così tante persone. Quindi io su questo credo ne dovremmo spostare l'attenzione, ma ripeto, per ragioni anche di efficienza, perché quella modalità di trasporto non funziona più, poi rimani come in questi 3 giorni, rimani bloccato e quindi quella prospettiva di sviluppo viene meno. Io spero che, e su questo chiudo, attraverso il confronto, un confronto sulla base dei numeri, sulla base diciamo di valutazioni che non possono più considerare eccentrico o naif l'attenzione alla dimensione ambientale, noi arriviamo a definire in modo specifico un progetto di mobilità alternativa che soddisfi tanto la domanda di strettamente economica che riguarda le aziende, che riguarda il lavoro, quanto la qualità della vita, perché non è solo ambiente, prima il sindaco di Pomezia lo ricordava, riguarda anche la qualità della vita, perché, e teniamo insieme questione sociale e questione ambientale. Quindi io spero che il prossimo passaggio non sia di un'altra fase di questo conflitto, ma sia quella della convergenza. E questo ovviamente è importante chi governa la regione, è importante chi governa il comune di Roma, chi governa gli altri comuni, è importante la maggioranza parlamentare, sia la proposta di ridestinazione dei fondi previsti dal CIPE su progetti alternativi che ci sono, ce ne sono a bizzeffe e che possono essere realizzati in tempi non superiori a quelli oggi previsti per la Roma Latina. Questo è un modo per declinare in termini chiari, concreti, fattivi, attenti allo sviluppo, le alternative a un sì che oggi è un sì anacronistico, che rischia di non soddisfare neanche quelle esigenze strettamente economiche che si punta a realizzare. Grazie.